Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere presenti. Mi dicono che è la prima volta dopo tanto tempo che un presidente fa un saluto in questo modo con tutti quanti. Ero consapevole che la presenza non poteva essere così corta per tutta una serie di motivi, ma molti mi hanno già salutato o per telefono personalmente e tanti sindaci hanno il problema che tra le recite, tra salutare nei propri comuni e altro, quindi sono una parte. Quindi a tutti il caloroso benvenuto, è un grande onore per me prendere la parola oggi in qualità di presidente della provincia di Viterbo, per porgere un saluto cordiale a tutti i presenti e a tutti coloro che pur non avendo potuto partecipare oggi all'incontro perché coinvolti in impegni istituzionali. Vediamo questo. No, qui funziona meglio. Allora, quindi un saluto fatto per venire loro saluti personalmente o con messaggi. Un saluto particolare ai sindaci dei comuni della provincia e delle autorità cittadine che sono quotidianamente impegnati in prima linea a portare avanti le istanze provenienti dal territorio. Ringrazio della loro presenza i dirigenti scolastici. Alcuni mi hanno salutato, alcuni mi hanno detto che potevano essere presenti perché avevano una serie di attività. E alle autorità cittadine che sono quotidianamente impegnati e quindi i dirigenti scolastici in questi giorni sono stati chiamati a gestire una situazione delicata stante l'occupazione di alcuni istituti e le proteste degli studenti derivanti dalla cosiddetta buona scuola. Leggo un orecchio così, ve lo giuro, perché devo tirare. Scusate un attimo. È un momento evidente e difficile per tutti, per gli enti locali, per le associazioni datoriali sindacali, per le imprese, per i diritti dei lavoratori e per chi un lavoro non ce l'ha. È una fase di transizione senza precedenti, che tocca fortemente ogni ambito della sfera familiare, civile, sociale, politica, economica e produttiva. Dopo questo primo semestre trascorso alla presidenza dell'ente, la voglia di mettere in campo energie e progetti è tanta, insieme ai consiglieri provinciali. Le risorse sono poche e molte volte nulle. Dallo scorso mese di maggio sono a capo di un ente di fatto in smobilitazione, ma teoricamente, ma non nella pratica, perché ancora i cittadini credono e vengono a chiedere quello che faceva la provincia per l'interno. Incassa pochi euro. La precedente amministrazione, oltre a conservare fino ad aprile privilegi dei tempi migliori in termini di costi della politica, aveva concentrato i pagamenti del 2014, parlo di patto di stabilità, nei primi mesi del 2015 per un importo pari a 3,5 milioni, rispettando il patto per l'anno precedente, quindi 2014, ma compromettendolo per il 2015, quindi quell'anno in corso. Rispetto ai 15 milioni di debiti in conto investimenti nei nostri confronti, qualcosa si muove nella Regione Lazio per farci accreditare qualche cosa. Abbiamo ereditato un bilancio tutto da rifare, in relazione ad Italia Erariali per circa 12 milioni. Da azzerare l'entrata principale, cioè l'RC auto versata all'Agenzia delle Entrate e che rimane pertanto nelle casse dello Stato direttamente. Per non parlare del sofferente patrimonio viale, stiamo mettendo in campo progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria per il rifacimento della pavimentazione stradale. Per il 2015 possiamo contare su 1,2 milioni di euro sul bilancio e su 2 milioni e 2 di assestamento. Oltre 3-4 milioni per 2016, vedete quanto abbiamo raschiato il fondo, abbiamo trovato per il 2016, da finanziare con devoluzione dei mutui che poi abbiamo scoperto mai accesi. Bisognava quindi attivare.
risorse pari ad euro 300.000 sono invece destinate all'operazione e dovessero eventualmente rendersi necessari in caso di neve e gelo. Le aziende coinvolte negli interventi sul sistema viario sono circa una cinquantina, con investimenti che alimentano un indotto che ci auguriamo possa generare posti di lavoro, vantaggi nel comparto terziario, rappresentando una vera e propria riserva di ossigeno per l'economia locale. Vogliamo dare lavoro, ma non facili guadagni. I guadagni facili appartengono alla mala politica. Intendiamo assicurare opportunità di lavoro, ecco, io è cascato. Intendiamo assicurare opportunità di lavoro con ovvi vantaggi per gli stessi lavoratori e per l'azienda. Le cronache nazionali di questi giorni, soprattutto sulle pagine di Roma, dovrebbero insegnarci qualche cosa. La manutenzione delle strade ci tiene costantemente impegnati in prima linea, sempre pronti a fare il nostro meglio nonostante le esigue risorse a disposizione. Niente ci ha messo paura, abbiamo riscaldato i motori e oggi siamo pronti a partire. Guardate un pezzo che dico io, sono pronto i consiglieri, tutto il personale è pronto e ha lavorato bene. I sindaci ci hanno spronato a fare e noi chiediamo oggi a loro di essere sentinelle per un'esecuzione puntuale dei lavori. Le ringraziamo per la pazienza dimostrata, non tutti, però la maggior parte, e per quella che avranno pazienza nei confronti di un nuovo modo di lavorare, unitamente alla consapevolezza che l'amministrazione provinciale non cesserà di tenere alta la guardia. Anche sul fronte dell'edilizia scolastica la situazione è assai complessa e non certo soddisfacente. Stiamo cercando di dare risposte tempestive alle problematiche delle scuole che cerchiamo di supportare per quanto possibile. All'inizio dell'anno scolastico sono stati acquistati arredi, in modo particolare banche e sede per quegli istituti che hanno registrato un incremento delle iscrizioni. Abbiamo provveduto con urgenza e senza difficoltà, ma siamo riusciti a coprire tutte le necessità. Siamo riusciti altresì a reperire alcune risorse finanziarie con un'operazione di bilancio molto significativa. Già con il preventivo 2015 riusciamo a garantire spese di funzionamento per gasolio e riparazioni che prima erano zero a maggio per 800.000 euro. Abbiamo messo in campo risorse per investimenti da realizzare nel 2016, quali ad esempio l'installazione di un ascensore dopo anni che se ne parlava presso l'Istituto Tecnico Commerciale Paolo Savi, per fare un esempio. Parliamo di 1 milione di euro destinati alle scuole, con almeno 25-30 imprese che si aggiudicheranno gli appalti per i lavori necessari. È ancora linfa per i servizi pubblici, per l'azienda e per i lavoratori. Appalti, A seguito della recente protesta degli studenti, ho appreso con stupore che gli stessi si ammassavano per disporre di una sede dove poter riunirsi in assemblea. Una vera e propria assurdità. Mi sono incontrato con gli studenti, ho ascoltato il loro punto di vista, ho dialogato con loro e messo a disposizione già questa sala conferenze. Il mio obiettivo è quello di avere con i ragazzi un filo diretto attraverso un tavolo permanente che permetta un confronto serio ed intelligente che possa agevolare i ragazzi nella comprensione di un sistema in cui le istituzioni locali marciano al loro fianco. I giovani devono sapere di poter contare su queste istituzioni. Devono tornare ad avere fiducia in un sistema che troppo spesso non ha mancato di deludere. Devono credere che c'è qualcuno che li ascolta con attenzione, qualcuno che all'occorrenza può raccogliere le loro istanze. Devono sapere che non sono lasciati soli a combattere per le cose in cui credono. Devono poter credere che le cose possono e devono cambiare. Devono capire che tutto ciò può essere migliorato, che gli errori del passato possono gradualmente ed opportunamente essere corretti. Devono capire che si richiede un atteggiamento serio per essere responsabili nelle scelte per il bene comune. Vuol dire quello che non devono fare danni nelle scuole, io l'ho detto più volte. Non devono sfondare le porte, non devono sporcare i muri e non devono rompere i bagni. Questo è pure. Devono comprendere che l'arte del governo deve poter cambiare. E per rimanere in tema vorrei sottolineare come in un'attenta operazione di riduzione della spesa improduttiva e abbiamo azzerato insieme a tutti i consiglieri i cosiddetti costi della politica, così come stabilita la normativa, per 1.200.000 euro prima previsti per le indennità di presidente, assessori, consiglieri, segreterie particolari, ufficio stampa e spese di rappresentanza. L'abbiamo azzerato e l'abbiamo messa a disposizione al bilancio. Dico questo anche per rispondere a taluni che soltanto per polemizzare
parlano in cantonamento di rimborso spese, ignorando che il vento soffia ormai in un'altra direzione, soprattutto per noi. La mia e quella dei consiglieri è un'esperienza svolta a titolo gratuito e che porterò e porteremo a compimento fino in fondo. Capisco che chiedendo più impegno e serietà nel lavoro io e loro possiamo dar fastidio a qualcuno e che alcuni abituati diversamente facciano fatica a mettersi in linea. Ma questo non ci ferma e non mi ferma. Vado avanti lo stesso, senza esitare e con più convinzione. Il personale dell'ente è in forte contrazione ed evidente preoccupato sotto la pesante scure della mobilità. Faccio presto, però era giusto a 6 mesi a dire in modo che l'anno nuovo ripartiamo bene. In questo contesto è sempre attenzionata la questione dei precari della provincia, situazione generata precedentemente. Ho cercato e continuo a cercare soluzioni che possano consentire, nel rispetto delle norme, il rientro dei lavoratori. Grazie all'impegno profuso da consiglieri regionali e da deputati del nostro territorio sono stati presentati emendamenti tesi a chiarire la questione delle deleghe attribuite all'ente alla provincia, che ha significato anche salvaguardare molti posti di lavoro e recuperare soprattutto fondi regionali, perché con le deleghe che ci ridaranno anche i fondi, vuol dire che guadagniamo e qualcuno dovrebbe capire con un po' di intelligenza. Delega assegnata nell'ambito di una riforma che poteva essere più attenta alla realtà delle province, purtroppo. Tanti tagli, ma nella funzione delegata manca il personale. È questo l'errore. Che tagliamo, però poi nelle funzioni delegate ci manca il personale. Non sono state tenute in considerazione in alcun modo le priorità e necessità tese a garantire l'erogazione dei servizi. Mancava, ad esempio, fare degli esempi, mancano i dirigenti, ma soprattutto un dirigente ingegnere tecnico che abbiamo dovuto scambiare con il comune, abbiamo dovuto fare uno scambio, io do una chiaramente e te me la chiaramente. Ma anche questo si prosegue non stop, pur se spiace constatare che si continui a vedere ancora nella politica molte volte il clientelismo. Però avanti andiamo, siamo passati da 355 unità in servizio nel 2014 a una nuova dotazione organica di 187 e poi arriveranno un'altra volta gli altri. Il settore tecnico è risultato decimato dal pensionamento attuato in massa dai dipendenti in possesso dei requisiti della cosiddetta pre-formula. Insieme ai consiglieri e ai dirigenti e al segretario generale abbiamo cercato di ricostruire un clima di serenità tra il personale e di restituire il minimo di motivazione a coloro i quali sono rimasti in servizio e con molti ci siamo riusciti e li ringrazio in modo particolare. La maggioranza dei dipendenti ha immediatamente capito la trasformazione della provincia e del modo di amministrare, altri, fortunatamente pochi, ancora non l'hanno capito bene. Il cambiamento in tutti gli ambiti spaventa un po', è fisiologico. Sono cambiate le regole ed è cambiato il fatto che le regole vanno rispettate. Tra le priorità, perché ciò avvenga, è probabile e prevedibile che vengano prese decisioni difficili, ancorché delle volte impopolari. Decisioni assunte nella responsabilità e nella convinzione della bontà di un operato che mira a razionalizzare facendo scelte utili al bene comune, senza penalizzare in alcun modo i cittadini e le aziende, i lavoratori. Voglio rassicurare tutti che porterò fino in fondo il mio mandato insieme ai consiglieri, quindi ci vorranno sempre, con questa crisi che c'è pure in comune, boh, che succede? Senza penalizzare in alcun modo, voglio rassicurare tutti il mio mandato facendo appello al senso di responsabilità mio, quello dei consiglieri, ma soprattutto anche di tutti i sindaci della Tuscia. In un momento di antipolitica stiamo dimostrando diversità, dando prova di lavorare con il territorio e per il territorio. Non mi stancherò mai di ripetere. Un pensiero va infine a quei lavoratori che si sono congedati quest'anno dal mondo del lavoro della provincia e che raccolgono i frutti maturati a seguito di tanti anni di servizio. A loro le più sincere congratulazioni per il traguardo raggiunto ed un ringraziamento per l'attività lavorativa prestata e con dedizione e professionalità. Ringrazio l'Assemblea dei sindaci, consiglieri, dirigenti, personale, tutto, le aziende e i cittadini. I sindacati di categoria e i sindacati, anche se qualche volta ci scontriamo.
Vorrei lavorare insieme a voi e con voi. Vorrei collaborare e cooperare in un intervento simultaneo sostenuto dalla passione, dalla competenza e dalla concretezza per potenziare l'efficacia degli interventi a favore del territorio e della cittadinanza. E con questo auspico, fuori da ogni convenzione, auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un Natale in grado di regalare momenti di gioia e serenità ed un prospero anno nuovo che sappia restituire ad ognuno di noi quello che veramente conta. Qualora vogliate e possiate trattenervi per tempo, un brindisi, però lo faremo insieme, ne sarei felice, ma permettetemi di ringraziare, un ringraziamento sincero ai ragazzi della scuola alberghiera provincia di Viterbo, ai loro professori, allo chef, al direttore, alla preside, a tutti coloro, perché avete visto ragazzi che studiano, che stanno qui, che sono un fiore all'occhiello per la nostra provincia, forse molte volte ci dimentichiamo che cosa hanno fatto. Grazie a tutti. Adesso possiamo andare a fare il brindisi, tanto non è in dibattito, mi avete sopportato un quarto d'ora e mi sono sfogato e ho detto quello che penso. Grazie.